Io, raga, non ci posso credere che sono già passati 15 anni. Questo, ragazzi, è uno dei miei giochi di guida preferiti di sempre, in assoluto. Ed è stato il mio gioco di guida arcade preferito fino all'uscita di Forza Horizon 5. E oggi vi mostro e vi racconto perché. Niente, qui, ragazzi, nel menu principale vi dovrò togliere per forza l'audio del gioco perché altrimenti ci arrestano per copyright, perché Burnout Paradise utilizzava come main theme della soundtrack Paradise City dei Guns N' Roses, quindi assolutamente tutto sotto copyright. Ed è un peccato perché in realtà io adesso ce l'ho in cuffia e fa entrare tantissimo nel mood del gioco. Quella che stiamo giocando oggi è la remastered, la versione remasterizzata che è uscita su PlayStation 4 qualche anno fa. Ma il gioco è, a parte ripulito un po' graficamente, ma è a tutti gli effetti quello del 2008 con tutti i DLC, quindi avremo anche un sacco di contenuti in più. Chiaramente io qui su PS4 non ho dati salvati perché il gioco l'avevo giocato e strafinito e platinato all'epoca su PlayStation 3. Su PS4 l'avevo recuperato a due spicci giusto per un discorso di nostalgia, in realtà. Era pura nostalgia, ma in realtà su PS4 non ci ho praticamente mai giocato. Per cui credo che inizieremo una nuova partita. Entra a Paradise City. Sì, però raga, togliete sta musica, sennò non posso far sentire l'audio di gioco. Quella che state vedendo è un'introduzione vera e propria al gioco, dove appunto ci viene spiegato un po' la struttura del gioco. Dovete considerare, ragazzi, che questo è stato il precursore dei giochi open world che conosciamo oggi. I giochi di guida open world oggi sono tutti così, ma il primo a proporre questa formula fu proprio Burnout Paradise, che all'epoca fu veramente un gioco rivoluzionario per il panorama dei giochi di guida. E quindi questo video introduttivo serviva proprio a spiegarci un po' che questo non sarebbe stato il solito gioco di guida, ma avrebbe avuto una struttura molto molto originale. Questa è la nostra patente. Tra l'altro, per la patente, se non mi ricordo male, ti scattava anche la foto. DJ Atomica. Mamma mia, vedi, mi ricordavo, che ondata di ricordi. No, la musica! Bella, ci piace, raga. Usa questa foto. Io non so veramente come fare con la soundtrack. Devo... Cioè, adesso vi dovrò mutare il gioco. Adesso vediamo se riusciamo a toglierla dalle opzioni. Opzioni. Ecco, colonna sonora. Tra l'altro, ragazzi, è veramente un delitto andare a spegnere questa colonna sonora, perché a parte il main theme, appunto, che era Paradise City, c'erano canzoni... Cioè, c'era Girlfriend di Avril Lavigne. C'era, mi ricordo, un sacco di roba fighissima. Tutte chiaramente canzoni abbastanza famose, tutte rigorosamente su licenza. Veramente gioco favoloso, favoloso. Ok, adesso l'ha tolta la colonna sonora, meno male. Allora, via, si parte. Allora, chiaramente, ragazzi, Burnout Paradise non aveva le auto su licenza, ma erano tutte auto comunque che si ispirano a modelli abbastanza riconoscibili, ve ne renderete conto. E uno dei motivi per cui le auto non erano su licenza, molto probabilmente, era perché le auto sono altamente distruttibili qui. Quando hai voglia di cambiare colore, fai un salto al colorificio. La prima volta che ci passerai lo aggiungerai sulla mappa. Il colorificio, dov'era il colorificio? Allora, ok, questo è il turbo. Allora, questi erano i famosi cartelloni pubblicitari da distruggere. Anche qui Burnout Paradise ha fatto scuola, perché prima di Burnout, oggi tutti hanno questo tipo di collezionabili, praticamente tutti i giochi di For Speed, Forza Horizon, hanno tutti collezionabili simili. Li ha inventati questo gioco qui, cioè tutto quello che vedete. Io mi rendo conto, ragazzi, che soprattutto per i più giovani non state vedendo niente di spettacolare, perché questo gioco ha tutte le cose che vedete nei moderni giochi arcade a mondo aperto. È praticamente tutto già visto per chi è più giovane, ma dovete considerare che era il 2008 e questo genere letteralmente non esisteva. È stato inventato da questo gioco qui. Tra l'altro, io volevo un attimo vedere, a parte fare i salti, è tutto fighissimo. Sali su una rampa alla massima velocità. Ecco, intanto, attraversando questo ponte, siamo arrivati a Big Surf Island, che era un DLC, quindi era una mappa aggiuntiva che... Perché mi risponde Alexa? Dicevo, questa era una mappa del DLC, un DLC che aggiungeva appunto la mappa e diverse auto, diverse attività. Cerca delle rampe divise. Ecco, via, un trofeo. Affrontale con la giusta angolazione ed eseguirai... Quasi quasi me lo riplatino anche su PS4. Allora, andiamo a fare qualche attività, però voglio farvi anche vedere un po'
oltre alla struttura di gioco anche le auto, perché dovremmo avere un bel po' di roba sbloccata. Allora, esatto, questa è la mappa di gioco. Andiamo ad un evento. Anche i cancelli che erano dei collezionabili, va qua, guarda che roba. Un mega jump. Se non credo che lo completeremo, secondo me ci andiamo a schiantare. No, ci passiamo appena sotto. Trova le rampe segnalate con i lampeggianti. In città non ci sono posti migliori per esibirti in qualche salto. Mamma, quanto era bello sto gioco. Allora, torniamo un attimo nella mappa del gioco base. Le sfide strada rovente sono su misura per certe auto. Torna qui con la vettura adatta e supera la sfida, avrai una ricompensa speciale. Ok, quindi qui c'è una sfida da fare con un'auto particolare che al momento non abbiamo. Furia stradale, avvia. Sei pronto per la furia stradale? Combatti con gli altri piloti in tutta la città. Raggiungi l'obiettivo takedown prima che la tua auto venga distrutta o che scada il tempo. Allora, dobbiamo fare due takedown. Cosa sono i takedown? Un takedown è praticamente una sportellata che va a buttare fuori pista e a distruggere l'avversario, tipo questa. Un altro pilota per ottenere un takedown, quindi raccogli un bonus turbo. Esatto, esattamente. Non l'abbiamo fatto, ne facciamo un altro. Via, no. Eccolo. E questa roba dava turbo. Vediamo il cartellone. Bello questo. Via. Bello. Allora, il takedown, ragazzi, dovete sapere, qui parlo sempre ai più giovani, che era una meccanica proprio caratteristica delle serie Burnout. I primissimi Burnout per PS2 erano molto incentrati sul takedown. Anzi, magari poi in futuro porteremo anche qualcosina, perché erano veramente belli anche i primi. E poi, appunto, come dicevo, Burnout Paradise aggiunse tutta questa struttura open world che era veramente un'assoluta novità all'epoca. Tra l'altro, questo gioco aveva un multiplayer bellissimo. Tempo scaduto. Vabbè, l'abbiamo fatto, no? Le vittorie negli eventi sono indicate sulla tua patente. Se vuoi una patente superiore, conquista una serie di vittorie. No, raga, io penso che mi ci metto a giocare seriamente. No, ma che è sta foto? Bruttissima. Cioè, mi fa la foto per ogni evento, quindi. No, ma che brutta. Era meglio quella di prima. Ah, qui c'è un altro evento. Io voglio andare un attimo al garage, voglio vedere se abbiamo altre auto sbloccate oltre a questa. Perché credo che con gli LC venivano sbloccate. Puoi recuperare velocemente del turbo. Quando ne trovi una viene aggiunta sulla mappa. Vedi, questo non lo ricordavo. Perché credo che abbiamo sbloccate già altre auto avendo tutti gli LC, però andiamo a vedere. Quando porti un rottame in autofficina la prima volta, si attiverà la sfida strada rovente. Bella. Per quella vettura. Sta riparata completamente. Sei pronto per una sfida strada rovente, no, creata per questa vettura? Batti il miglior tempo e otterrai un modello aggiornato della tua vettura attuale. Vabbè, proviamo allora. Dopo vediamo come si cambia. Vediamo, proviamo a fare sta sfida rovente. Una sfida strada rovente. Vai. Tu sei qui. Dirigiti a sud fino al Wildcats Baseball Stadium. Batti il tempo per ottenere un punto sulla patente e una ricompensa speciale. Ok. Non ci dice sulla mappa la strada. Quindi è un gioco vecchio a scuola, sì. Dobbiamo orientarci da soli. C'è una bussola in alto, dobbiamo fare con quella. La strada la troviamo noi. Qual è il tempo? 1 minuto e 40. Sì, sì, ce la faremo, dai. E andiamo dritti per la scorciatoia. Sì, siamo già arrivati. Eccolo lì lo stadio. Cosa dobbiamo passare all'altra parte? Ah, ci passiamo dentro, va, che figata. Ci passiamo dentro, però non era qui che dovevamo andare, è di qua. Eccolo qua. Ok, siamo in tempo. Ah, mi scatta di nuovo la foto, vai. Oh, ecco la versione migliorata. Quando vinci una sfida strada rovente, ottieni una versione potenziata della tua auto. La vettura viene consegnata direttamente allo sfasciacarrozze. Vacci subito e fai un giro con il tuo nuovo gioiellino.
Allo sfascia carrozze, forse è lì che dobbiamo andare a vedere. Festeggia il passaggio di patente con una nuova vettura. La Hunter Mesquite è stata inviata allo sfascia carrozze. Ok, sì, è lo sfascia carrozze, quindi il punto della mappa in cui si può cambiare auto. Dov'è lo sfascia carrozze, però? Ah, è lui, forse. È qua? Creati sì. Una collezione di vetture e poi trova uno sfascia carrozze come questo per cambiare auto. A Paradise City ce ne sono 5. Oh, eccole, queste sono quelle di DLC. Me ne ricordavo che c'era la moto addirittura, la Nakamura. Sì, adesso ci dà tutte le nuove auto che abbiamo, molte dei quali appunto delle quali arrivano dai DLC. Questa è la Hunter, quella che abbiamo appena vinto. Bella, molto bella. Chiaramente da riparare lo sfasciacarrozze, anzi no, all'auto officina. Poi c'è la Hunter Mesquite, anche questa è quella che abbiamo vinto adesso. Ah, e basta? Tutto qua? Allora, ecco qui, queste sono le vetture che abbiamo al momento. Abbiamo solo queste tre. Perché vedete, c'è vetture di Paradise, ok. Poi ci sono le moto, che sono quelle che abbiamo visto. E poi però ci sono le vetture giocattolo, che erano uno spasso. Vediamo se sono già sbloccate, eccole qui. Ah, sì, ce l'abbiamo già. Guardate che figata. Guardate che spettacolo, queste pure erano in DLC. Sono una figata pazzesca. Come dicevo, chiaramente tutte ispirate ad auto realmente esistenti, abbastanza riconoscibili, direi. Guardate qua. C'è pure la McLaren da Formula 1 dell'epoca. Chiaramente ispirata alla McLaren. È un po' lento nelle animazioni, nel senso che scorre da una all'altra, cioè, ci mette una vita. È proprio una specie di monster truck qui. Poi ci sono le vetture leggendarie. E anche qui qualcosa già abbiamo. Ma questa, raga, è quella di Ghostbusters. Questa è chiaramente quella di Ghostbusters. Vetture turbo speciale. Guardate che spettacolo. E poi c'è la Hawker Mac, che è un po'... che è un po' cyberpunk. Bella. Poi ci sono le auto della polizia, che vabbè, in realtà non sono troppo interessanti. Oddio, alcune sì però, eh. Questa è una skyline della polizia praticamente. Abbiamo pure robe un po' più improbabili, tipo questa. Ma comunque c'è una vastità di auto clamorosa. E considerate che queste sono quelle dei DLC, quindi le abbiamo già sbloccate soltanto perché questa è la versione completa con tutti i contenuti aggiuntivi. Ma andando avanti nel gioco poi se ne sbloccano tante tante altre. Anche se devo dire che già quelle dei DLC, ma guardate quante sono solo quelle della polizia. Sono una marea. Cioè, non finiscono mai. Bella questa, vediamo un po'. Che bella. Cos'è, un prototipo? È pure un prototipo della polizia. Pazzesco. E poi abbiamo l'ultima categoria, quella delle auto di Big Surf Island, dove c'è solo questa. Vabbè, abbiamo perso non so quanto tempo a vedere le auto. Io però, raga, non posso non prendere la vettura giocattolo, la McLaren giocattolo. È troppo bella, troppo bellina. Che spettacolo. Andiamo. Oh, bellissimo. Quanto è bella. È un po' inguidabile, devo dire. Molto inguidabile. Il tuo turbo è al massimo. Usalo tutto in una volta per realizzare un burnout. C'era la possibilità di cambiare, sì, la visuale. C'erano solo queste due visuali, quindi visuale dal paraurti praticamente, quella esterna. Oh, c'è una gara. Andiamo a fare sta gara. Facciamo un evento. Questa dai. È una gara. Tu sei qui. Dirigiti a nord-ovest fino al country club. Contro che auto gareggiamo, però, avendo un auto giocattolo? Oh, si parte, non mi ero accorto. Ah, gareggiamo contro delle auto serie, però. No, sono auto giocattolo pure queste? Sì. Una gara tra auto giocattolo. Alla grande, alla grande. Facciamo una cosa. Riavviamo, perché non mi ero proprio accorto neanche che eravamo partiti. No, però andiamo, magari recuperiamo, dai, vediamo anche... Sicuramente c'era l'effetto elastico, adesso non mi ricordo, ma... I giochi dell'epoca erano caratterizzati tutti dall'effetto elastico, specialmente quegli arcade. Mamma mia, inguidabile sta macchina, però. Ah, che poi vedete che non c'era una strada precisa. La parte superiore dello schermo indica il traguardo, mentre i cartelli stradali ti mostrano la prossima curva. Occhi aperti per le scorciatoie. Esatto, cioè il gioco sulla mappa non ti indica la strada da seguire, la migliore. Te la trovi da solo. Tu vedi il traguardo indicato sulla mappa e hai questo navigatore
questa bussola in alto che ti indica più o meno dove devi andare, ma la strada da percorrere la scegli tu. Questa era una cosa fighissima che rendeva tra l'altro il gioco bellissimo in multiplayer, perché c'era un punto di partenza, adesso dopo ci proviamo, non so se c'è ancora qualcuno nei server, perché c'era un punto di partenza, un punto d'arrivo, e ognuno faceva una strada diversa magari. Porca miseria, è inguidabile quest'auto. Cioè non ha... In teoria le auto da Formula 1 dovrebbe avere un downforce incredibile, questa invece pare che non ce l'abbia per niente. Io sto andando un po' a cazzo de cane, come si dice in gergo tecnico. Qui si gira, eccoli. Arrivo, sì, sono tutte auto giocattolo. Attenzione, l'ho superati tutti. Siamo quasi arrivati. Vedete che sto tornante c'è chi l'ha preso dall'altro verso, ad esempio. Quindi l'importante è arrivare al traguardo, non importa da quale direzione arrivi. Comunque abbiamo vinto, sì, direi che l'effetto elastico è veramente potente. Un bel dito medio ci sta. No, basta, non mi puoi fare la foto tutte le volte, tu continua, dai. Per Paradise City ora circola la Nakamura SI7. Se la incontri mettila fuori. Questa è una Mazda, cos'è? Una MX... Non so, darà un po' una Mazda. Allora... Cambiamo auto. Ecco, l'unica scocciatura è che per cambiare auto bisogna necessariamente recarsi allo sfascia carrozze, per forza. Allora, proviamo a fare una gara. Andiamo a fare una gara classificata. Vediamo se c'è qualcuno. Non c'è nessuno nel 2023 che gioca a sto gioco, però... Partita veloce, vediamo. Ricerca partite in corso. Sarebbe clamoroso, veramente clamoroso, trovare... L'abbiamo trovata? No, infatti no. Siamo adesso in una sessione online, lo vedete dal fatto che in alto a destra c'è il mio ID e se ci fossero stati altri giocatori, si aggiungono gli ID di altri giocatori. Allora, qui vi spiego com'era all'epoca, perché è evidente che è impossibile farvelo vedere oggi. Praticamente, questa modalità, il free burn online, era... Altro non era che una sessione online condivisa, quindi si poteva girare per il mondo con un massimo di, per la mappa insomma, con un massimo di 16 giocatori se non erro, e si potevano avviare eventi in giro per la mappa, un po' come accade appunto nei moderni giochi a mondo aperto online. Solo che ripeto, all'epoca era una cosa rivoluzionaria assolutamente, e io ci ho passato tantissime ore in questo multiplayer, ed ho tra l'altro dei ricordi, erano proprio le mie prime esperienze in multiplayer. Perché io per tanti anni non ho avuto la DSL nella zona in cui vivevo con i miei, la DSL arrivò molto molto tardi, e forse proprio in quegli anni lì, insomma alla fine degli anni 10 più o meno per capirci, anzi alla fine, pardon, degli anni 2000, quindi parliamo di 2008-2009 più o meno, arrivò finalmente la DSL e quindi iniziai a giocare online. Vi racconto un aneddoto particolare. Una notte stavo giocando, all'epoca non avevo amici che giocavano con me a Burnout Paradise, quindi giocavo con la gente che trovavo online e giocavo prevalentemente la sera. Una notte mi ero particolarmente infognato con un altro ragazzo che avevo appunto conosciuto qui nelle lobby di Burnout, un ragazzo che credo fosse inglese, forse americano visto l'orario, comunque parlavamo in inglese tra di noi. E io mi coordinavo appunto con la cuffia, il microfono, mi coordinavo con questo ragazzo stavo cercando di platinare il gioco, credo che stesse facendo lo stesso anche lui, e ci coordinavamo appunto parlando con la chat vocale, chiaramente in inglese. E i miei, che non sapevano che io parlicchiassi un po' l'inglese e comunque non mi avevano mai sentito parlare inglese, mi ricordo che mi bussarono a un certo punto alle 3:30 di notte, preoccupatissimi perché mi sentivano emettere rumori che non riuscivano a riconoscere. Non so se hanno pensato che fossi posseduto, non so cosa pensavano. Sta di fatto che mi bussarono con una faccia totalmente terrorizzata, per poi rendersi conto che stavo semplicemente giocando online e stavo parlando una lingua che loro non riconoscevano, ma era semplicemente l'inglese. Non so veramente cosa avranno pensato, però vi giuro, avrei voluto farvi vedere le loro facce quando mi hanno aperto la porta. A parte questo, dicevo, comunque erano i primi anni che giocavo in multiplayer. Ricordo i primissimi giochi che ho giocato in multiplayer erano appunto Burnout Paradise e Call of Duty Modern Warfare 2. Erano le mie primissime esperienze di multiplayer online. Quindi anche per questo sono molto molto legato a questo gioco, che era veramente divertente. Ed è un peccato che non ci sia nessuno adesso per farvi vedere
per farvi vedere com'era il multiplayer, anche se comunque, ripeto, è molto simile a quelli di oggi, perché tutti i giochi a mondo aperto arcade di guida moderni si ispirano a questo modello qui. Però a questo punto io andrei allo sfasciacarrozze, andiamo a prendere un'auto un po' più seria e ci facciamo un altro evento magari. Gli amici, dominerai tutta la città online? Magari. Ecco, vedete, io vi giuro che se ci fossero stati i server pieni, probabilmente mi sarei rimesso a platinarlo, perché un server online puoi affrontare le regole della strada contro i giocatori nella tua partita e anche competere contro i tuoi amici più abili. Attiva le regole della strada e imposta un free burn a tempo spettacolo. Vabbè, mi viene proprio la nostalgia, ragazzi, mi è tornata indietro un'ondata di ricordi clamorosa rimettendo dentro Burnout Paradise. Allora, non so quale andrà a scegliere, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Ah, ma io sto vedendo soltanto adesso che questa probabilmente voleva essere una specie di DeLorean. Ma no, prendiamo un'auto della polizia, che mi erano sembrate veramente altamente tamarre. Questa mi piace moltissimo. Dai, prendiamo questa. Ah, il colore, giustamente, anche se boh, forse nera. Ah, ok, anche il tipo di vernice posso scegliere, oltre che la vernice stessa. Sì, ma una macchina della polizia fucsia mi sembra un po' too much. Bella così. È proprio quella scritta polizia all'italiana. Ma bellissima. Senti che sound. Prendo? No, non lo prendo. Aia! Ci ho provato. Che botta. Che botta, ragazzi. Che cos'è? Un autovelox? Sì, esattamente come accade poi oggi nei Forza Horizon e simili. Via, super jump. La regola della strada tempo. Premi il tasto super, passare la regola della strada spettacolo e affermare il tuo dominio sul percorso. Ecco, forse l'unica cosa che gli mancava a sto gioco, non mi ricordo se poi si sbloccasse più avanti, al viaggio rapido, perché è vero che andare in giro è un piacere, però a un certo punto doversi spostare tanto per fare una gara alle lunghe potrebbe scocciare. Questa cos'è? Una gara, eccola, vai. Questa è una gara. Tu sei qui. Dirigiti a sud-ovest verso il Lone Stallion Ranch. Ce la fa attraversare quasi tutta la mappa sta gara, eh. Via. Si parte. Sì, allora mi sembra che il livello di sfida è veramente facile. Ma c'era un modo per regolarlo? Perché a questo punto mi viene il dubbio. Però non credo che ci fosse un livello di difficoltà da impostare. No, effettivamente no. Allora, c'è anche da dire che stiamo usando un'auto di un DLC che è quindi molto overpower rispetto probabilmente alle altre, anche se mi sembra che il gioco cerchi sempre di equilibrare i valori in pista, in campo, insomma, mettendo di contro delle auto che sono più o meno dello stesso livello. Ma io dove sto andando, però? Mi hanno un attimo perso per chiacchierare, dobbiamo andare di qua. Questa cosa che comunque non ti indica la strada, ma te la devi trovare da solo, la trovo veramente bellissima ancora oggi. Occhio. Siamo qui. Di qua. Bella. Qui c'è una scorciatoia che però non mi serve, stavo sbagliando. Oh, turbo. Dove vado adesso però? Dritto. Dritto, proviamo a entrare qua dentro. No, il cazzo. Quella è un'uscita, non è un'entrata. E tra l'altro mi sa che ho sbagliato, perché tutti sono andati verso sinistra lì. Vabbè, vediamo. Vediamo chi avrà avuto ragione. No, probabilmente loro in realtà. Perché devo girare e andare di qua. Figo. Mamma mia. No, ho sbagliato di nuovo. Arrivo. Sì, diciamo che loro vanno piano. Però il fatto che loro vadano abbastanza piano e che quindi sia veramente facile superarli è compensato dal fatto che, esatto, che
devi comunque trovare al volo la strada giusta, non è sempre semplice. Specialmente quando devi attraversare tutta la città. Niente, poi se io mi metto a fare ste cose... Ci provo. Porca miseria, però. Premi il tasto X per usare il turbo. Non c'era il flashback. Perché giustamente all'epoca nei giochi non c'era il flashback. Ed era bellissimo così. Non ce l'ho fatta, raga, perché siamo arrivati. L'importante non è vincere, ma partecipare, giusto? Sbagliato! A Paradise City conta solo vincere! E questa era un'altra dritta di DJ Atomica. DJ Atomica, quanti ricordi. Vabbè ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua con Burnout Paradise. Era solo un piccolo revival, volevo rimettere un po' le mani sul titolo a distanza di 15 anni dall'uscita. Sembra ieri, vi giuro. Ci ho passato veramente una marea di ore. E niente, volevo condividere con voi questo piccolo revival perché comunque so che molti di voi sono giovani, giovanissimi a tratti e sicuramente non hanno giocato questo titolo all'epoca. Titolo che comunque oggi trovate veramente a due spicci su Steam o appunto volendo recuperare su PS4, credo ci sia anche su Xbox One. Ed è un titolo ancora molto molto attuale. Certo oggi non fa l'effetto wow che fece all'epoca per ovvie ragioni, perché oggi i giochi sono tutti così, i giochi di guida, ma lui è stato il primo. Quindi ogni volta che giocate a un gioco arcade a mondo aperto, che sia un Need for Speed, che sia un Forza Horizon, che sia un qualunque altro gioco di questo genere, tenete a mente che questa struttura l'ha inventata Burnout Paradise 15 anni fa. Per il video di oggi è tutto, ragazzi, mi raccomando, pollicione in su se questo tuffo nel passato vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete giocato Burnout Paradise, se anche voi avete questi splendidi ricordi che ho anch'io su questo titolo sviluppato da Criterion, che poi non è più riuscita a bissare questo grande successo, perché loro hanno sviluppato poi anche Need for Speed degli anni successivi, ma giochi di questa qualità non li hanno purtroppo più tirati fuori, secondo me. Quindi ditemi un po' la vostra nei commenti, condividetemi un ricordo, un vostro ricordo relativo a Burnout Paradise. Se siete nuovi, date un'occhiata al canale perché sicuramente trovate tanti altri contenuti di vostro interesse se avete apprezzato questo video, e noi ci vediamo coi prossimi contenuti. Un saluto.